Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, il nuovo spazio di approfondimento che Fano TV ha voluto dedicare al piccolo grande mondo dello sport di questo territorio. L'ambizione è quella di infilarci dentro i temi che di volta in volta verranno suggeriti dall'attualità, ma anche di offrire una vetrina a quelle realtà e quei personaggi che mediaticamente sono di solito meno attrattivi, ma che meritano comunque la massima considerazione. E a proposito di attualità, non potevamo non aprire questo ciclo di trasmissioni con la realtà sportiva per eccellenza di questo territorio, per la tradizione lunghissima che vanta e anche per l'interesse che continua ad attirare nonostante abbia attraversato stagioni diverse e anche questa non ha certamente lesinato le contraddizioni. Parleremo dell'Alma Juventus Fano e avremo come nostri ospiti il club manager dell'Alma Juventus Fano, Rino Danielli. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E Gianluca Urbinati, centrocampista, difensore, poi lui dirà in quale veste preferisce esibirsi, dell'Alma Juventus Fano, di ritorno a Fano dopo più di 10 anni. Buonasera. Buonasera a tutti. Ci troviamo qui all'indomani, in pratica, di un risultato per certi versi inatteso, anche se poi, a rileggere la storia di questo campionato, l'Alma era stata l'unica squadra a battere il Pineto, indiziato numero uno per il saldo di categoria già all'andata. Un risultato però inatteso per la forza che il Pineto ha espresso nel frattempo, ma anche e soprattutto per il momento da cui usciva l'Alma. 6 sconfitte nelle precedenti 9 partite e allora ci si chiede cos'è successo nella settimana precedente la gara di Pineto, Danielli. È successo che ci siamo un attimino racchiusi tra di noi, abbiamo affrontato un po' quello che poteva essere la problematica che avevamo nell'ultimo periodo. Ci siamo detti che dovevamo assolutamente ritornare a quelli che eravamo prima, perché noi non eravamo ovviamente quelli delle ultime giornate, e la squadra ha risposto bene. Noi anche storicamente siamo una squadra che se teniamo il livello alto della concentrazione e della prestazione, noi possiamo battere chiunque. Quindi io non mi sono stupito poi più di tanto della vittoria. In cuor mio ci credevo e la squadra ha risposto bene. Al di là del risultato per certi versi imprevedibile ma comunque legittimo al termine di una gara in cui il Fano ha rischiato pochissimo e ha colpito in maniera quasi chirurgica, resta anche il dato di un equilibrio e di una disposizione sul campo diciamo più armonica che forse nelle precedenti partite non si era colto, anche di conseguenza ad assenze che in qualche modo hanno portato a rivedere la composizione della squadra e a perderlo quell'equilibrio. Sì, le assenze ancora, ne abbiamo ancora parecchie assenze che stiamo recuperando. Ovviamente rispetto all'andata abbiamo comunque inserito appunto Urbinati, abbiamo inserito Nappello che ha fatto tra l'altro un gran gol. Abbiamo aumentato, stiamo nel frattempo vedendo le immagini, è proprio ora la punizione capolavoro. Abbiamo aumentato un po' la qualità anche dei cambi, perché domenica per esempio avevamo in panchina lo stesso Drolè, Severini, quindi direi che ci stanno ancora un po' condizionando gli infortuni, però sono convinto che se riuscissimo a chiudere il cerchio domenica potremmo uscire da questo momento di crisi. L'impressione che si è ricavata dall'esterno, al di là di un calo che poteva essere fisiologico ma non di queste dimensioni, è che perdendo Padovani, poi lo stesso allenatore Mosconi, ma un po' tutta la squadra siano andati alla ricerca del nuovo Padovani, magari perdendo di vista altre caratteristiche tipiche di questa formazione che ne avevano poi dettato la partenza straordinaria in campionato. Sì, sapevamo che non era facile trovare un nuovo Padovani o comunque un'alternativa a Padovani. Padovani secondo me è un attaccante moderno, un attaccante uno dei più forti della categoria, un attaccante che riesce a fare la profondità, riesce, è bravo nell'uno contro uno, è forte di testa, attacca lo spazio, quindi un giocatore completo. Secondo me abbiamo inserito dei buoni giocatori, lo stesso Cecconi che ovviamente in quel momento della stagione non era ancora in condizione, adesso sta entrando in condizione, sono sicuro che anche lui ci può dare una grossissima mano. Sono convinto che, io l'avevo detto poi anche in tempi non sospetti, che noi dovevamo mettere, non guardare la classifica, ma mettere fieno in cascina per l'inverno, questo è il nostro inverno. È un inverno che purtroppo è un po' più lungo di quello che mi aspettavo,
e speriamo che con la vittoria di domenica ritorniamo a vedere la primavera e poi l'estate. Un altro aspetto che sicuramente ha inciso in questo periodo negativo è relativo agli under e in particolare a Mancini, che è stata la lieta sorpresa della prima parte della stagione, un difensore 2005 che ha tenuto il campo con grande autorevolezza. Sappiamo che questo ha provocato l'interessamento di club importanti, il giocatore sul mercato, ma nel frattempo l'Alma ne ha dovuto fare a meno e non aveva un'alternativa spendibile complessivamente in rosa in quella fascia d'età, ma soprattutto in quel ruolo. Ecco, no, bravo, hai detto bene, non dimentichiamoci anche quello, perché al di là degli infortuni, perché ovviamente tutti vorrebbero, no, la punta, Ibrahimovic, Ronaldo o quant'altro, noi siamo il Fano, non siamo né il Pineto né il Trastevere, i nostri obiettivi sono stati sempre chiari dall'inizio. Io sono convinto che questa squadra qui, senza infortuni, con i nuovi acquisti che abbiamo fatto, sarebbe stato assolutamente una squadra da vertice. Adesso non dico da vincere il campionato, ma sicuramente da vertice. E ci hanno condizionato molto e Mancini è stato anche una, tra virgolette, sportivamente parlando, calcisticamente parlando, una grossa perdita per noi, perché avevamo trovato una sorta di equilibrio, una sorta di assetto e abbiamo dovuto di fatto rivoluzionarlo un po', quindi anche quello non è stato facile. Quindi si può avere qualche indicazione sul futuro di questo ragazzo? Ma il futuro è richiesto da tre o quattro squadre di Serie A e da altrettante di B e di C. Ad oggi è in stand-by, siamo in attesa di ricevere delle offerte tangibili e reali, e sicuramente è in uscita. Urbinati, cosa ti ha spinto a sposare di nuovo la causa dell'Alma 11 anni dopo, forse anche il modo in cui era finita quella storia, no? Condizionata da un infortunio grave, e che realtà hai trovato? Sicuramente mi hanno spinto le motivazioni, l'entusiasmo e la fame di calcio che c'è qua a Fano, perché negli ultimi anni avevo affrontato sempre l'Alma d'avversario, diciamo, negli anni di C. Ricordiamo la tua lunghissima esperienza alla Fermana. Sì, 7 anni di fermo, dove sono stato avversario dell'Alma, e in cuor mio ho sempre pensato e sperato di poter comunque ritornare dopo, come hai detto bene tu, quei 2 anni di C2, dove il secondo è stato finito, diciamo, con un infortunio grave e non come volevo. E questa occasione che mi ha dato la dirigenza e il direttore di poter ritornare e di poter finire chiudere un po' il cerchio. Ci siamo, sì, quel finire quel percorso che avevo iniziato quei 2 anni mi ha mosso grande entusiasmo e grandi motivazioni. Che realtà hai trovato? Ho trovato una realtà come me l'immaginavo, una realtà solida, una realtà pronta, una piazza che ha fame di calcio, come dicevo prima, perché Fano, come hai presentato tu la trasmissione, l'Alma Juventus Fano per questa città è la squadra e lo sport calcio per antonomasia della città. Quindi c'è questa grandissima passione e ho trovato soprattutto grandi ambizioni anche per un futuro roseo e soprattutto per un presente anche da protagonisti. E invece lo spogliatoio cosa hai trovato? Ho trovato dei ragazzi eccezionali, adesso non sono frasi fatte perché poi noi calciatori facciamo sempre questo, diciamo sempre che spogliatoio è la realtà dei fatti, veramente ho trovato uno spogliatoio che segue in tutto e per tutto quello che propone lo staff tecnico, il mister Mosconi e i suoi collaboratori. Ecco, a questo proposito forse è il caso di rilanciare le immagini che sono apparse via social in questi giorni, festeggiamenti dopo la vittoria di Pineto all'interno dello spogliatoio in cui Mosconi viene celebrato alla maniera di Pioli, no? Sì, ma difatti quello che si è visto a fine partita e quello che si è visto anche durante la partita, perché poi si è vista una squadra, io sono qui da 2 partite quindi parlo per quello che ho visto io, una squadra veramente che si aiuta in campo l'un l'altro, che affronta momenti di difficoltà insieme, che comunque festeggia insieme, si fa tutto insieme ed è una cosa non scontata nel calcio, soprattutto in queste categorie. E quindi, come rispondendoti alla domanda di come ho trovato il gruppo, un gruppo eccezionale che lavora duro e che diciamo si vuol togliere
delle soddisfazioni. All'esordio contro il team Nuova Florida, esordio doppiamente sfortunato perché è arrivata la sconfitta, una tua sfortunata deviazione ha originato il primo gol, l'Alma ha conosciuto probabilmente il punto più basso della stagione. Una squadra che forse non era abituata ad affrontare momenti così difficili e si è trovata nel bel mezzo di un momento molto difficile. Guarda, poi ripensavo a casa della situazione dell'esordio e pensavo che nella mia carriera tutte le situazioni che sono incominciate non benissimo, poi alla fine sono diventate veramente importanti. Quindi che sia di buon auspicio anche questa situazione, però diciamo che in quel momento sì, si è toccato una situazione difficile, come ha detto bene il direttore, in quella settimana, questa trascorsa, ci si è guardati negli occhi tutti quanti, non che prima non si lavorasse bene, ma comunque sia si è dato ancora di più, si è curato ancora di più il dettaglio e si è andato a fare questa grandissima prestazione a Pineto. Al debutto sei stato impiegato al centro della difesa, domenica sei stato riportato davanti alla difesa, sicuramente la squadra ne ha guadagnato in consistenza lì in mediana, dove ultimamente si erano aperti dei varchi forse eccessivi. Ti senti più difensore o centrocampista in questa fase della tua carriera? No, guarda, io mi metto a disposizione, come ha detto il mister, totale dell'Alma, che sia difensore, centrocampista, portiere, che sia 5 minuti, 10, 15, 90, che sia una partita o 15. Sono a completa disposizione e le caratteristiche di Urbinati, il mister lo sa, lo sappiamo, dove ha voglia il mister e dove la squadra ha bisogno soprattutto, io sono presente. A proposito di Mosconi, Dagnelli, è mai stato almeno un pochino in discussione dopo questa serie di risultati negativi o c'è stata sempre massima e vera fiducia in questo allenatore che si è rappresentato nella maniera migliore con le prestazioni, con i risultati, ma anche predicando un verbo che ai tifosi generalmente piace? No, non è mai stato in discussione perché io sono dell'idea che quando ci sono i momenti di difficoltà la colpa è un po' di tutti, quindi a partire da me, allo staff, a tutti. E quindi di fatto tutti si è in discussione. Quindi se lo è stato lui non lo è mai stato, ma se lo è stato dovevo esserlo anch'io e dovevano essere un po' tutti. In questo caso non lo è stato, lui non è mai stato in discussione. Io sono convinto che in questa fase qui non era la soluzione migliore il cambio allenatore, parlo da direttore in questo caso, di solito il direttore o comunque il presidente della società interviene e cambia allenatore quando si accorge che la squadra non segue più l'allenatore. Questo non è mai successo perché la squadra è assolutamente con l'allenatore, l'avete visto anche domenica quando c'è stato il gol, nello spogliatoio, e io comunque seguendo gli allenamenti tutti i giorni mi sarei accorto di questo e quindi non lo è mai stato neanche un'ora, quindi assolutamente non è mai stato in discussione. Si è accennato a cavallo di queste sconfitte anche al problema di leggere le partite, di interpretare i momenti, perché magari il vento non era più a favore e in certe situazioni magari conveniva un po' accontentarsi, detto anche tra virgolette. Sì, probabilmente come dicevo prima, questa settimana ci è servita un po' per guardarci negli occhi tutti, per capire se abbiamo sbagliato qualcosina o se c'era qualcosina da correggere. Probabilmente questo era anche un aspetto da tenere in considerazione. Direi che questa settimana è iniziata ovviamente da domenica, quando io ho deciso di annullare purtroppo per loro il giorno di riposo, però secondo me è servito perché anche lunedì ci siamo allenati praticamente quasi niente, ma ci siamo allenati in una parte fondamentale che non alleniamo quasi mai, che è quella del cervello. Diamo un'occhiata anche ai risultati che sono maturati nell'ultimo turno e successivamente alla classifica. Il Pineto, nonostante la battuta del resto con l'Alma, che diversamente da quanto sta accadendo nella pallavolo, il Pineto l'ha battuto due volte, la squadra di pallavolo è stata battuta unicamente dal Pineto due volte, però non ne ha risentito perché la Vigor Senigallia è inciampata a Chieti. Valutazioni su questo campionato, Urbinati, che hai cominciato a frequentare da poco, ma grosso modo che ti sei già fatto? No, l'idea che avevo e che ho di tutti i campionati di Serie D, di Serie C, di tutti i campionati, cioè campionati difficili, campionati che si basano sull'agonismo, sulla fame, sulla cattiveria, sulle seconde palle, dove
la qualità c'è, ma non è la prerogativa principale per poter dirla tua in questo campionato. E domenica difatti ne è stata una prova, perché comunque con grandissima attenzione, grandissimo equilibrio, carattere e fame si è andata a vincere contro la prima, addirittura proprio primissima della classe. Va detto che come l'Alma ha risentito di assenza, anche il Pineto era rimaneggiato, questo significa che anche la più forte, quando manca qualche giocatore, le rose non sono così profonde come in Serie A, accusa il colpo. Diamo un'occhiata anche alla classifica. Alma a metà del guado, ha riguadagnato un po' di margine sulla zona play-out che tornava a farsi minacciosamente vicina. La zona play-off non è lontanissima, il Pineto sì. Che obiettivi deve porsi Dagnelli a questo punto della stagione l'Alma? Partita dopo partita oppure anche obiettivi a medio termine? Allora, una cosa che abbiamo voluto rimarcare questa settimana di confronto è stato quello di non avere obiettivi a lungo termine, ma di concentrarci su quelli un po' più a medio, corto termine. E quindi sicuramente quello che è sempre stato, quindi arrivare prima possibile alla salvezza. Da lì, ecco, a questo riguardo, forse questo avvio spumeggiante ha creato delle aspettative anche legittime presso i tifosi, che però in qualche modo si scontravano con quello che era il piano societario, che era quello di un campionato alla fine di transizione. Esatto, esatto. Capisco. Ha fatto paradossalmente un po' male partire così forte. Sì, esatto. Capisco il tifoso, perché di fatto in cuor nostro siamo un po' tutti tifosi, quindi capiamo anche lo stato d'animo del tifoso. Però noi sapevamo che non eravamo quelli del secondo posto o del terzo posto, come sappiamo che non siamo questi. Noi sicuramente... come dico, l'obiettivo era quello della salvezza tranquilla e spero di arrivarci prima possibile. Da lì in poi è logico che tutto quello che viene lo prendiamo, come no, assolutamente sì. Io sono convinto che se ritroviamo lo spirito di domenica o quello che avevamo all'inizio possiamo far bene. Sviluppate ovviamente un contatto quotidiano con il presidente russo, Afano. Ci si chiede quali siano i reali propositi di questa proprietà anche riguardo al progetto di centro sportivo al campo dei militari che si stava concertando con l'amministrazione comunale, e ci si chiede a che punto sia. Il presidente russo sta investendo da solo o comunque con l'aiuto anche del vicepresidente, però ovviamente ci sta mettendo tanto. La distanza, diciamo, non l'aiuta, però lui è sempre vicino, noi ci sentiamo 4-5 volte al giorno, quindi l'aggiorno su un po' tutto. La voglia è quella di continuare, di far bene, di eventualmente la speranza è quella che qualcuno di Fano ovviamente lo affianchi e ci dia una mano, perché ci sono tutte le condizioni per poter far bene il prossimo anno. È realistico questo progetto al campo dei militari, che richiede comunque un investimento sostanzioso, insomma? Assolutamente sì. Sono in previsione due campi, uno in sintetico e uno in erba, tutte e due regolamentari, dove eventualmente verrà fatta una sorta di casa Fano, se vogliamo, no? Quindi c'è tutta la volontà di far bene. Le strutture per poter far bene, a volte noi ci concentriamo solo sulla parte, no, rettangolo di gioco, ma per esperienza, per poter far bene, devono viaggiare poi tutte le componenti alla stessa velocità, compreso le strutture, perché se non hai strutture non vai da nessuna parte, se non hai organizzazione non vai da nessuna parte, se non hai serietà e unità di intenti non vai da nessuna parte. Capitolo mercato, è in corso quello dei professionisti, abbiamo accennato al problema in quota under che l'Alma può avere, in particolare in difesa, ma forse servirebbe anche una redistribuzione, magari attraverso anche i vari ruoli. Quali sono i vostri piani? Ma i piani sono che qualcosa abbiamo già fatto, perché non dimentichiamoci che appunto abbiamo preso Urbinati, abbiamo preso Drolè non poco prima, Nappello, qualche giovane anche che non è ancora avuto modo di esordire, però ci sarà sicuramente lo spazio. Stiamo attenti, nel senso, secondo me non dobbiamo fare grandissime cose e non possiamo fare grandissime cose. Stiamo attenti, se capita all'ultimo momento il giovane, non so, il 2004 per esempio, visto che ci darebbe un po' riequilibrio delle quote, piuttosto che lo faremo. Però non dobbiamo farlo tanto per farlo, perché sennò creiamo solo più caos.
Dobbiamo fare una cosa intelligente, qualcosa che possa essere almeno forte quanto i nostri giovani, o se non di più, perché altrimenti facciamo giocare i nostri giovani, perché il progetto, non dimentichiamoci che è partito proprio dal valorizzare il territorio e i giovani del territorio. Il calendario dice che domenica c'è Alma Juventus Fano Tolentino, e se non si vuole sprecare quello che si è costruito a Pineto, bisogna fare risultato anche domenica contro una squadra ultima in classifica che verrà con l'obiettivo di realizzare quanto il Fano ha realizzato a Pineto, no? Esatto, assolutamente. Come diciamo prima, è un campionato dove non bisogna guardare mai la classifica. Ogni domenica può succedere un risultato clamoroso, perché le squadre, diciamo, sono sempre tutte sulla stessa lunghezza d'onda, tutte vogliono vincere, tutte non ci stanno a perdere, tutte metteranno in campo le armi che possiedono, e quindi noi, dopo un grande exploit di domenica, non possiamo permetterci di fallire questo importantissimo appuntamento, perché significherebbe ricominciare dal Team North Florida, sarebbe anzi forse anche peggio. Quindi non sono ammessi distrazioni, non si può, diciamo, affrontare la partita con cuore leggero, anzi bisogna metterci il doppio delle forze di domenica scorsa. Bene, appuntamento dunque per i tifosi che comunque sono al corrente per domenica al Mancini per Alma Juventus Fano Tolentino. Ringraziamo il club manager dell'Alma Juventus Fano. Grazie a voi, Dagnelli. Buona serata. Ringraziamo Grazie Gianluca a voi, Urbinati. Serata. Noi ci rivediamo tra qualche istante. Chi fa sport sa benissimo che vincere non è mai semplice, vincere con continuità è ancora più complicato, vincere quasi sempre è un fatto estremamente raro. Eppure l'operazione sta riuscendo ad una squadra, questa squadra è la Vigil Alfano, capolista solitaria del campionato di A3 di pallavolo maschile Girone Bianco, di cui ospitiamo oggi il presidente Emidio Cenerilli. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. E il capitano è libero Mattia Raffa. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a voi di essere presenti. Dicevamo di questa Vigilar che sta stupendo un po' tutti. Certo, gli obiettivi erano importanti, prestigiosi, ma di qui ad infilare 14 vittorie su 16 partite, 12 consecutive, ce ne corre. E allora al presidente Cenerilli dico: si può programmare una stagione, non si possono programmare i risultati. Questi risultati sono andati al di là delle vostre aspettative, immagino. Sì, pur essendo vero, come dicevi, che la stagione è stata programmata per fare bene, per fare molto bene. La squadra è stata allestita molto bene dal DS Brunetti per cercare di fare un campionato comunque di vertice. È chiaro che da cercare di fare un campionato di vertice a vincere 14 incontri sui 16 disputati vuol dire aver fatto straordinariamente bene, quindi siamo davvero molto contenti. L'ultima di queste vittorie è stata centrata domenica a San Giustino, e prego la regia di mandare in onda le immagini relative appunto all'ultimo match di campionato in cui, e chiedo qui conforto a Mattia Raffa, ancora una volta la Vigilar ha dimostrato di saper venire a capo delle difficoltà. La partenza non è stata delle più brillanti, eppure strada facendo siete riusciti a prendere le contromisure, a imporre il vostro ritmo e a demolire le certezze avversarie facendo valere le vostre. Sì, come già sapevamo, San Giustino sarebbero partiti aggressivi, lo hanno fatto, e così come tutte le squadre che adesso incontreremo fino a fine del campionato. Non è la prima volta che succede che facciamo fatica a partire, però ormai ci conosciamo, bastano due sguardi e capiamo cosa dobbiamo fare per mettere in difficoltà gli avversari, ecco, e anche a San Giustino ce l'abbiamo fatta. Ecco, magari bisogna un po' partire un po' prima, invece di essere troppo diesel. Quali sono gli ingredienti sui quali questa squadra si fonda? Non dico il segreto delle vittorie, perché un segreto in fondo non esiste, ma cosa ci mettete dentro? Penso alla motivazione, perché è un gruppo nuovo, perché siamo arrivati tutti che in pochi si conoscevano, però con gli stessi obiettivi, la stessa voglia di far bene. Fin dall'inizio anche il lavoro in palestra è sempre stato con grande entusiasmo da parte di tutti, e a partire dall'allenatore che ci infonde voglia di fare bene e di rimanere su là, perché è difficile arrivarci, ma è difficile ancora di più rimanere su. Quindi penso che siamo un bel gruppo, ecco, quello fa la differenza.
E sono stati anche questi gli elementi che avete tenuto in considerazione nel progettare la squadra? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Si è creato un gruppo di bravi ragazzi, intanto, di atleti super professionisti, e questo insieme a un team di allenatori importanti come coach Castellano, e non dimentichiamo coach Roscini, che credo che sia il miglior secondo allenatore di tutta la Serie A, non dimentichiamo che questo, si è venuto a creare questa amalgama che ci permette di affrontare anche partite complicate come quella di domenica scorsa, e di portarle a casa. Poi, una volta partiti, appunto, si è parlato di diesel prima, una volta partito il volano veramente diventiamo quasi inarrestabili. Una squadra costruita partendo da alcune conferme mirate e aggiungendo degli elementi comunque di valore. Abbiamo qui Rafa, un libero che ha collezionato esperienze importanti in categoria, ma faccio riferimento anche e soprattutto al tedesco Marx. Dove l'avete pescato e se sta rispondendo, come credo, alle vostre attese? Beh, Bibop è un atleta che quando non fa 20 punti a partita vuol dire che sta succedendo qualcosa di drammatico, quindi è un atleta sul quale... Come noi... forse è accaduto domenica scorsa, quando però non stava benissimo, mi pare di capire. Esattamente, e è un atleta sul quale abbiamo puntato fin dall'inizio e sta rispondendo oltre probabilmente le aspettative. Mattia, lo abbiamo qua, è il libero, a mio avviso, tra tutti quelli che ho visto, di una spanna superiore a tutti gli altri, ma abbiamo delle conferme molto importanti. Abbiamo aggiunto anche Stefano Ferri quest'anno, che il limite credo sia solo quello di sbloccarlo per capire quanto forte è per questa categoria. Abbiamo veramente un potenziale enorme da esprimere ancora, e abbiamo dei giovani fanesi molto importanti. Ne parlava proprio Castellano domenica dopo la partita. A un certo punto della partita di domenica scorsa contro San Giustino, è entrato Gianluca Sabatini in campo, ha fatto quattro cose perfette, tra l'altro una pipe un po' fuori dagli schemi, una pipe un po' fuori dagli schemi che forse non avrebbe dovuto schiacciare lui, ma l'ha schiacciata, l'ha messa a terra, è entrato, ha battuto, ha ricevuto più, ha messo a terra una palla. Ecco, questa è la nostra forza, una panchina molto importante, e girano tutti, anche i ragazzi, che i giovani che entrano in battuta. Parlo di Gori per esempio, che è entrato, ha fatto punto. Ecco, c'è un'amalgama molto importante che si sta creando, e questo devo dire che poi si vede in campo. È vero che ci mettiamo un po' troppo forse all'inizio a partire, ma poi davvero dimostriamo una netta superiorità molto spesso rispetto ai nostri avversari. Quanto è importante, Raffa, sapere che in panchina ci sono delle risorse, non dico all'altezza dei titolari, ma molto vicini ai valori dei titolari? Molto, molto importante. Questo però non deve creare alibi del tipo se faccio male entra un altro, ecco. Però ti dà quella motivazione in più a far bene, e sapere che comunque qualsiasi persona entra ti può dare il contributo giusto per svoltare la partita. E come ha parlato Emilio, Sabatini, che è entrato, ha fatto ace, ha attaccato una pipe che nessuno si aspettava, però ha fatto punto e ci ha fatto vincere il secondo set, che è stato l'inizio della rimonta. Ecco, tutti questi giocatori che magari non sembra, ma anche durante la settimana ti aiutano poi a arrivare pronto e preparato alla partita. Ecco. Aiutano a sopperire ad eventuali assenze. In questo periodo la Vigila ha dovuto fare a meno di Gozzo, che è una pedina essenziale, al suo posto Roberti, peraltro non a caso campione d'Europa Junior, sta facendo cose egregie, non mi pare? Certo, certo, è stata, ecco, una grande fortuna, ma sono convinto che per fare un campionato di vertice bisogna avere dei cambi di qualità. Ecco, noi ce l'abbiamo, Federico è un esempio, perché è da un mese ormai che sta giocando lui e non ha fatto sentire la mancanza di Stefano. Questo è importante e è il motivo per cui siamo lì. E mentre invito la regia ad abbandonare le immagini di domenica e a proporci invece i risultati che sono maturati nell'ultimo turno, chiedo ancora a Raffa. Alla vigilia del campionato si diceva Pineto su tutti, poi una serie di squadre, Fano, Macerata e anche forse altre, in grado di impensierirla. Pineto è la squadra che vi ha battuto due volte, ma sono state le uniche due sconfitte. Pineto di sconfitte ne ha accusate altre, due consecutive negli ultimi due turni, la Vigila le altre le ha vinte tutte. È davvero Pineto un gradino sopra le altre, o forse le previsioni di inizio campionato andrebbero a questo punto riviste?
Non penso, perché a roster in mano a inizio anno era giusto dire così. Pineto doveva essere una spanna superiore. Noi abbiamo però dimostrato che i campionati non si vincono negli scontri diretti, ma contro nelle altre partite. Noi sì, abbiamo perso le due partite con Pineto, ma perché pensavamo di dover fare molto di più rispetto a quello che invece facciamo tutte le settimane. Noi però abbiamo dimostrato più continuità di loro, ecco, e forse più solidità. Bisogna arrivare però pronti poi, quando conterà, a vincere quello scontro diretto lì. Ecco. Abbiamo dato un'occhiata ai risultati, ma direi di passare alla classifica, che dà sempre piacere, credo, vedere, con la Vigila ora solitaria al comando, perché approfittando del passo falso ulteriore di Pineto ha allungato al vertice. Bisogna però essere consapevoli che questo campionato si deciderà a maggio, perché ci sono i play-off, e lì si stabilirà chi salirà e chi invece resterà in A3, e anche in previsione ovviamente degli appuntamenti chiave della stagione che avete impostato alla preparazione. Certo, è tutto focalizzato lì, perché poi siamo primi in classifica, sì, però non abbiamo ancora fatto niente, perché come hai appena detto poi ci sono i play-off dove il campionato si azzera, e saranno scontri diretti o al meglio delle tre gare, però tutto viene azzerato, bisogna giocare per poi vincere, perché non contano i punti o meno, conta vincere o perdere, quello che fa la differenza poi. Uno degli obiettivi stagionali però è la Coppa Italia, e siamo alla vigilia di una gara decisiva in questo senso, perché domani sera il Pala Sayend è 20:30, il match contro Macerata, un abbinamento definito dalla classifica al termine del girone d'andata, prima contro quarta per la Vigilar, la possibilità di giocarsela in casa questa gara secca, però Macerata è un avversario di tutto riguardo, appena superato Pineto, forse non ha avuto la continuità che invece la Vigilar ha espresso, ma come dimostra il precedente in campionato, è appunto un interlocutore di altissimo livello. Che partita sarà e che risposta vi attendete anche dal pubblico, fondamentale in questi appuntamenti? Ci aspettiamo il palazzetto pieno, come non mai probabilmente questa stagione, perché per noi questo è un obiettivo molto importante. Vogliamo assolutamente raggiungere la Final Four di Coppa Italia, è uno degli obiettivi stagionali, ne abbiamo l'opportunità. Domenica, tra l'altro, quando avreste il diritto di organizzarla in casa, esattamente, esattamente per questa ragione, se dovessimo passare questo turno proveremo anche a organizzare la Final Four a Fano. E domenica, quando abbiamo saputo di Macerata che aveva appena battuto Pineto 3-1, c'era ovviamente molta gioia per il fatto di aver preso 3 punti di distanza da Pineto, ma naturalmente abbiamo subito pensato anche alla gara di mercoledì. Con Macerata abbiamo già giocato, è una squadra rognosissima, è una squadra che ci ha messo in difficoltà anche durante la partita che abbiamo disputato qui in campionato in casa, ma l'abbiamo battuta, abbiamo i mezzi per farlo, abbiamo la consapevolezza che possiamo superare anche questo scoglio, e il mister insieme ai ragazzi hanno preparato questa gara come sempre nel migliore dei modi, quindi ci aspettiamo davvero una grande gara e si spera anche un grande risultato. Abbiamo cenato al Pala Sayend, e allora possiamo proporre anche le immagini dell'ultima gara casalinga, una sorta di selezione di momenti più rappresentativi della gara vinta con Garlasco. Pala Sayend, che tradizionalmente ha rappresentato un fortino, rappresenta anche la storia di questa società, e all'interno del quale appunto la gente comincia a ritrovare il piacere di vedere la pallavolo. È vero, è bello, è bellissimo, perché vedere il palazzetto pieno è una gioia immensa, e stiamo dando grande soddisfazione a coloro che vengono a vedere le partite, c'è molto entusiasmo in città. Il nostro obiettivo è continuare a dare queste soddisfazioni. Cerchiamo di farlo con l'impegno che ci mettiamo sempre durante la settimana, e poi i risultati si vedono. Ecco, in effetti Fano sta di nuovo respirando questo clima che in questa città conosciamo molto bene. Questa, tu sai benissimo, Andrea, che è una società che ha quasi 60 anni di vita e che tanto ha fatto per questa città a livello sportivo. 60 anni di vita ispirati sempre al concetto di coltivare il vivaio, avvicinare i giovani alla pallavolo. Da questo punto di vista, l'attività di base come si sta sviluppando? Se è sempre appunto al centro della vostra mission,
e se Fano, anche a livello di praticanti, bambini, bambine, ragazzi e ragazzi, dà a vedere questo amore per la pallavolo. Stiamo raggiungendo numeri impressionanti, abbiamo circa 500 atleti tra ragazzini e ragazzine che vengono tutti i giorni nei nostri palazzetti, nelle nostre palestre per fare questo meraviglioso sport. E il settore giovanile è il punto di partenza, è chiaro che abbiamo la prima squadra, la Serie A, che deve essere lo sfogo, no, finale per coloro che in qualche modo meriteranno poi di calcare quei palcoscenici. Sul settore giovanile stiamo investendo tantissimo, sia al maschile che al femminile. C'è un progetto anche di collaborazione con le società del territorio. È imprescindibile per noi, è imprescindibile, fa parte del DNA di questa società e vogliamo continuare a farlo e a farlo sempre meglio. Rafa, venendo da fuori, coglie questo aspetto, cioè che Fano è città della pallavolo, non solo della pallavolo, ma in particolare della pallavolo. Sì, sì, io poi arrivo da una società in cui si basa tanto sul settore giovanile, quindi so cosa vuol dire, arrivo qua e vedo che anche qua è una società ben strutturata da quel punto di vista, che punta tanto sui giovani, sia maschi che femmine. E questo aiuta anche la prima squadra, perché crescono giovani che poi ispirano ad arrivare lì dove siamo noi, quindi oltre a essere bello dobbiamo essere anche da esempio da quel punto di vista lì, ecco. Quindi poi vederli che poi vengono al palazzetto a tifare per noi è bello, quello sì. E a proposito di attività giovanile, c'è anche, e a questo riguardo invito la regia a proporci alcune immagini della recente Fano International Volley Cup, la dimensione organizzativa della Virtus, che non solo coltiva virgulti della pallavolo, ma si è distinta in questi ultimi anni per organizzare competizioni di alto profilo, dedicate proprio al volley giovanile. Da ultimo a fine anno la Fano International Volley Cup, che è tornata dopo il Covid, anche qui numeri molto consistenti. Ma non ci si limita a questo, con Marco Mantile in prima linea ci si prepara anche per la prossima primavera ad altri appuntamenti. Assolutamente sì. Fano è una società di Serie A, il che non vuol dire solo avere una prima squadra in Serie A, vuol dire avere un'organizzazione, una struttura organizzativa di Serie A. Marco rappresenta da questo punto di vista una ciliegina su una torta molto ben strutturata. I numeri della Fano International Volley Cup sono straordinari, 100 squadre, abbiamo ospitato a Fano circa 2000 persone nei tre giorni tra Natale e Capodanno. Dando tra l'altro impulso anche all'attività turistica in un periodo in cui abitualmente non è che Fano richiami tutta questa gente. Assolutamente sì, con tanto di ringraziamenti da parte di coloro che si occupano di turismo in questa città. Assolutamente sì, abbiamo questa capacità, ed è la ragione per cui, per esempio, stiamo ragionando sulla Final Four, è la ragione per cui faremo un torneo durante le vacanze di Pasqua, è la ragione per cui questa società davvero ha una capacità tale per cui questo tipo di eventi risultano veramente ormai all'ordine del giorno. Abbiamo davvero la possibilità e la struttura organizzativa per farne altri. Occupiamoci però anche di un altro aspetto riguardo alla città e al territorio che fa riferimento a Fano, la risposta a livello imprenditoriale, perché lo sport comunque richiede investimenti, specie se svolto con questa ampiezza e questi livelli, ed è necessario che il territorio sostenga questo sforzo anche dal punto di vista finanziario, anche nella prospettiva di fare questo salto di qualità verso campionati più impegnativi. Sì, posto che gli sponsor non bastano mai, questo è normale per una società sportiva come la nostra. Devo dire dall'altra parte che il mondo imprenditoriale a questo stimolo che abbiamo dato e a questo entusiasmo che si è creato ha risposto bene, devo dire ha risposto piuttosto bene. Siamo contenti del movimento che si sta creando, alcuni ci hanno cercato addirittura per promuovere il proprio brand attraverso le gesta dei nostri giocatori e di tutta l'attività giovanile che facciamo. È chiaro, ripeto, che
gli sponsor non sono mai sufficienti. È altrettanto chiaro che è inutile nascondersi, siamo primi in classifica dopo la metà del campionato, la A2 è un tema sul tavolo, ripeto, è inutile nascondersi, potrebbe arrivare o non arrivare, ma potrebbe arrivare, ed è chiaro che i budget in quel caso cambieranno, ed è altrettanto chiaro che cercheremo ovviamente il supporto di tutti coloro che credono in una società che muove comunque nel territorio quasi 800-900 famiglie, tra tutto. Le promesse nello sport lasciano il tempo che trovano, però Mattia, cosa ti senti di garantire di qui alla fine della stagione per conto della squadra? Allora, noi proveremo ad arrivare più lontano possibile, non mi piace parlare di obiettivi perché sono un po' scaramantico, però più avanti arriviamo e più siamo contenti. Garantiremo sicuramente al palazzetto, alla gente che verrà, divertimento e spero vittorie più possibile. Bene, direi che abbiamo trattato tutti gli argomenti possibili, rinnoviamo l'invito a seguire Vigil Arfano, MedStore Tunit Macerata, domani sera al Palasaliende 20:30, gara secca per conquistare l'accesso alla Final Four. Grazie al presidente della Vigilar, Virtus Fano, non dimentichiamo quello che è il conio originario, certo. Emidio Cenerilli, al grazie. Capitano e libero della Vigilar, Virtus Fano, Mattia Raffa. Grazie a te. Grazie, grazie a voi. Lo sport è tutto bello e merita massimo rispetto e massima dignità in ogni sua declinazione. Poi dipende come sempre dai gusti e anche dalle inclinazioni. Però c'è uno sport che si distingue anche all'occhio dello spettatore inesperto. Questo sport è il rugby e noi oggi ospitiamo anche due rappresentanti di questa disciplina che la stanno sviluppando su Fano. Il presidente dell'SPG Fano Rugby, Giorgio Brunacci, benvenuto. Grazie. E l'allenatore e direttore tecnico dell'SPG Fano Rugby, Walter Colaiacomo. Benvenuto. Grazie, grazie. E allora, posta la premessa, ma cos'ha di speciale questo rugby che esprime questa contraddizione che all'occhio dello spettatore risulta difficilmente spiegabile? Uno sport di contatto e che contatto, che però esprime un altissimo livello di sportività. Ma allora, sicuramente è uno sport, diciamo, che all'occhio dell'inesperto sembra senza regole, invece ha regole molto precise e dettagliate. Quindi questa è una prima cosa che in qualche modo regola bene quello che c'è in campo e quella che viene spesso volgarmente detta violenza, non è violenza, ma in realtà è un contatto sì forte, ma ben regolamentato. E in base ai suoi principi, in qualche modo, diciamo, è molto attento ai valori, quindi al sostegno, quindi per questo in qualche modo diventa uno sport molto attento anche alla parte del sociale e quindi non è quello che di primo impatto sembra uno sport troppo rude, in realtà ha dei nobili principi e quindi per questo è ben diverso da quello che salta così all'occhio inizialmente. Approfondiremo tra poco quella che è stata la parabola del Fano Rugby, ma con Walter Colaiacomo caliamoci un po' nell'attualità perché c'è una squadra, l'SPG Fano Rugby, che disputa il campionato DC1, che è impegnato nella pool promozione e sì, che tornerà in campo domenica prossima a Noceto. Come si sta comportando questa squadra e quali sono le prospettive di qui alla fine della stagione? Sì, torneremo a giocare dopo la lunga sosta natalizia, nella quale abbiamo recuperato un po' di acciacchi e soprattutto energie mentali, perché la prima parte è stata abbastanza impegnativa, ci eravamo posti l'obiettivo appunto di entrare a far parte della pool promozione e diciamo che questa è la terza volta che nella seppur breve storia del Fano Rugby, che il Fano Rugby entra nella pool promozione e quindi questa sosta ci è servita per recuperare appunto tutta una serie di energie, come dicevo, soprattutto mentali, perché ovviamente noi rinizieremo domenica e come tutte le partite ormai da diverso tempo a questa parte noi entreremo sempre in campo per giocarle e puntare al massimo del risultato, quindi puntare al massimo del risultato, ma non solo, perché su questo e su questa base questa squadra qui è cresciuta molto, perché noi cerchiamo sempre di coniugare la cosa più difficile, cioè il risultato
insieme alla prestazione. Quindi su questo noi cercheremo, avremo un impegno molto, molto difficile su un campo, il Noceto, che diciamo, è uno dei campi storici del rugby italiano, di grande tradizione, e che sicuramente sarà una sfida molto interessante anche da questo punto di vista. Quindi inizieremo a Noceto, poi avremo anche una partita in casa, avremo altre soste in concomitanza con l'impegno della Nazionale delle Sei Nazioni, però noi, come dicevo, cercheremo di affrontare partita per partita per ottenere il massimo dei risultati, e poi vedremo alla fine dell'anno cosa succede. Sicuramente punteremo ad una posizione di rilievo in questa pool promozione. Scannerizziamo un po' questa squadra, com'è composta, quali sono stati i criteri in base ai quali l'avete in qualche modo formata, qual è l'età media? So che è stato operato un ringiovanimento nel corso degli anni. Sì, allora ci tengo a dire che questa squadra è una squadra che fa della formazione proprio del club il punto focale. Poi ci sono altri ragazzi che vengono da esperienze del territorio, come sono per esempio a Senigallia con il Sena o San Lorenzo, che ormai sono diversi anni che giocano con la prima squadra del Fano, quindi sono completamente integrati in questo progetto. La volontà è quella di puntare su tutti i ragazzi che riusciamo a formare. E infatti in questo il percorso e i risultati poi che ci sono stati importanti, che hanno accompagnato anche questo percorso della progettualità proprio del club, è che, come dicevi appunto, negli ultimi anni ci sono stati molti giovani che sono venuti dal percorso di formazione proprio all'interno del club e che ora fanno parte in pianta stabile della prima squadra. Quindi su questo per noi è di grandissima soddisfazione, e devo aggiungere con dei ragazzi che hanno anche delle prospettive molto interessanti. Quindi la progettualità proprio del Fano Rugby è ottenere dei risultati sicuramente sportivi, però mettere attenzione proprio sulla formazione dei ragazzi all'interno del club, per fare in modo che poi siano espressione di tutta l'organizzazione e il percorso formativo che il club intende perseguire. Ripercorriamo la storia del Fano Rugby, quando è cominciato tutto e come si è sviluppata questa storia, Brunacci? Allora, in modo molto sintetico, perché servirebbe sicuramente più tempo, il club nasce nel 2009 senza un impianto in gestione, da un gruppo di appassionati, chiaramente alla TV e non all'atto pratico, che hanno deciso di aprire questo club. Inizialmente veniva svolta l'attività al campo parrocchiale di Sant'Orso, e la svolta principale è stata nel 2011, quando la provincia assegna in gestione il campo Falcone Borsellino, che è il campo storico del liceo di Fano. E diciamo da lì il club... Al quale avete dato una dimensione e anche una nuova vita, perché era un impianto praticamente abbandonato al suo destino. Sul quale abbiamo dimostrato che il club quello che diceva poi metteva in pratica. Abbiamo fatto una grossa opera che inizialmente, come posso dire, sembravano solo promesse, invece siamo riusciti effettivamente a riqualificare quell'area. Perché abbiamo, oltre ad aver sistemato il campo con le H e i fari utili per giocare, fatto la clubhouse, due spogliatoi per le squadre, spogliatoi dell'arbitro, e quindi è riqualificato quell'area. E quello sicuramente, l'assegnazione di quello spazio, è stata la spinta per poter crescere con più velocità, avendo anche un campo che di solito i campi da rugby sono sempre in periferia. Questo particolare è molto importante perché abbiamo un campo centrale alle porte del centro, ben servito anche dai mezzi di trasporto, e quindi da lì siamo andati molto più veloci. Siamo partiti con piccoli numeri, c'erano qualche ragazzo anche oltre 30 anni che si cimentava così in seniores,
qualche ragazzo più piccolo, e man mano negli anni i numeri sono cresciuti fino a superare 200 tesserati. Come tanti altri sport, come tanti altri club di rugby, abbiamo un po' accusato quello che è stato il periodo pandemico, ma stiamo riuscendo bene da questa situazione. L'appetito viene mangiando, mi pare però di capire, quell'impianto comincia a starvi un po' stretto e avete delle idee. Allora, noi abbiamo le idee molto chiare, le abbiamo messe anche su carta verso chi in qualche modo potrebbe aiutarci su questo, perché prevedendo una crescita numerica messa, diciamo, su un piano di sviluppo pluriennale, abbiamo pensato che quel campo è già stretto e sarà stretto in futuro in base a salti di categoria piuttosto che numeri più ampi dei tesserati. Quindi sicuramente rugby, che è uno sport e comunque sia inutile nasconderlo, usura il campo da gioco. Noi abbiamo attualmente un solo campo dove tutte le categorie, dall'under 5 fino agli amatoriali, quindi oltre la seniores, fanno sia gli allenamenti sia le partite. Alle volte il terreno non è adeguato ad ospitare delle partite, quindi è penalizzante. Dalla vostra esperienza quotidiana, qual è il motivo che spinge un bambino, un ragazzino a fare rugby? Bella domanda. Allora, spesso i più piccoli vengono anche portati dai genitori perché cercano uno sport che sia sano, quindi torniamo un po' al discorso iniziale. E rugby ancora fortunatamente, diciamo, difende. È impermeabile a certe contaminazioni, esatto. Mettiamola così. Esatto, e sui più grandi forse anche perché è uno sport che attrae, perché il ragazzino pensa che sia, come posso dire, uno sport duro, quindi alle volte quella cosa lì è anche vantaggiosa. Magari è più il genitore che è preoccupato perché dice no, è troppo duro, quindi magari ti fai male, che non è vero, perché statisticamente è uno sport che ha infortuni come gli altri sport di squadra. E quindi sia per i valori, sia perché magari è uno sport comunque sia che esprime a 360 gradi quello che è la crescita fisica e motoria, no? Perché è uno sport abbastanza completo. Nella opera di formazione di queste nuove leve, quali sono i criteri ai quali vi ispirate? Allora, diciamo a partire dai più piccoli, ovviamente c'è, oltre a tutto uno sviluppo degli schemi motori di base, però c'è molta attenzione nel far superare, quando si mostra, diciamo, il timore anche naturale del contatto. Nel rugby, diciamo, il contatto non c'è solo con l'avversario, non è che uno prende in considerazione soltanto quello con l'avversario. Nel frattempo la interrompo, continuano a scorrere immagini sì. Delle vostre nuove leve. Ecco. Sì, no, quindi fanno vedere anche come poi alcune azioni del rugby poi diventano naturali per chi poi lo pratica, e anche facilmente comprensibili. No, dicevo, il discorso del contatto, che è un aspetto fondamentale nel percorso educativo a partire dai più piccoli, quindi il contatto non solo con l'avversario, ma anche il contatto con il terreno e il contatto con l'attrezzo, con il pallone. Quindi fin dai più piccoli, diciamo, progressivamente si accompagna il bambino fino poi nelle diverse età a prendere confidenza proprio con il contatto, e c'è poi nelle diverse età ovviamente anche il contatto con il proprio compagno di squadra, quando poi cominciano a giocare con la presenza della mischia, no? Dove ci sono i reparti di mischia, quindi ci si lega, si sta insieme. E questo aspetto qui è veramente l'aspetto fondamentale, prima di tutto perché diciamo, permette di superare no, tutte le difficoltà anche affettive che normalmente fin da piccoli tutti noi viviamo, ma permette anche poi di sviluppare un controllo, no, dell'utilizzo del proprio corpo in relazione all'avversario, in relazione anche ai propri compagni di squadra o anche nella caduta, quindi di non farsi impressionare troppo, no, anche da queste cose. E faccio riferimento al controllo perché all'inizio il Presidente appunto parlava, no, dei valori e delle regole, che può sembrare quasi confusionario questo,
questo sport, invece è regolato proprio da delle regole di gioco molto precise che richiedono al giocatore di avere un controllo rispetto poi all'intervento. Ovviamente su questo si innescano tutti i valori che questo sport cerca di trasmettere, che sono in comune con gli sport in generale, quindi il rispetto dell'avversario, la capacità anche di vivere la sconfitta, no? Il famoso terzo tempo così pubblicizzato è un passaggio fondamentale e importante rispetto a questo. Si gioca, ci sarà chi vince, ci sarà chi perde. Di solito va così per tutti. Alla fine, al di là di discussione, cose di questo tipo, il terzo tempo dà la possibilità, nel momento in cui uno si è fatto la doccia, si è calmato, di riconoscersi tra avversari e magari in quel momento chi ha vinto apprezzare il fatto che l'avversario comunque gliel'abbia fatta sudare, no? E magari chi in quel momento ha perso a apprezzare quello che ha fatto l'avversario, e magari quando ci si rincontra, no? questa modalità poi di affrontare la gara, no? Può avere una prosecuzione sempre nel rispetto di determinati valori. E qui entra in gioco una differenza anche culturale, oltre che storica, ovviamente legata alla disciplina. Fanno rugby che si è distinto in questi anni anche per l'impegno nel sociale. Questa dimensione l'avete sempre coltivata, avete sviluppato dei progetti. Cosa vi spinge in questa direzione e quali sono le iniziative che avete messo in campo e che magari avete in animo di mettere in campo per il futuro? Il rugby credo sia inclusivo proprio per natura. Sembra una cosa quasi automatica e quindi sin dall'inizio abbiamo ospitato all'interno, oltre a ragazzi orientati all'attività agonistica, anche ragazzi che venivano per altri motivi, no? Diciamo più afferenti sull'aspetto sociale. E fra i principali progetti mi sembra doveroso menzionare Oltre la Meta, che è un progetto che di per sé forse è stato percepito troppo indirizzato a ragazzi con disabilità, ma in realtà è indirizzato verso chi in qualche modo vive un momento anche magari di, può essere di depressione o qualcos'altro, quindi in realtà non è solo concentrato sulla disabilità, in realtà è verso chi in qualche modo ha bisogno di un contesto che sia inclusivo e quindi poi con lo sport diventa piacevole, perché abbiamo fatto questo un po' meno durante la pandemia, anche delle trasferte con i ragazzi in giro in tutta Italia, ci sono altri club che hanno progettualità simili e quindi questo è quello principale. Poi, oltre a questo, abbiamo altre attività che sono più sociali che competitive, che è il gruppo amatoriale, il gruppo Touch, che ha avvicinato tanti genitori o tanti simpatizzanti a provare rugby. E la clubhouse è il terzo tempo, quindi diventa veramente un polo importante sotto un aspetto sociale. E questo intrecciarsi con la dimensione cittadina della comunità che vi ospita ha un riscontro anche dal punto di vista del sostegno degli sponsor, perché anche di questo parliamo, anche trattando un tema come il rugby, quindi uno sport che non ha una dimensione professionistica, almeno in certo, questo territorio. Certo, e devo dire che c'è stata molta attenzione e sensibilità da parte delle realtà industriali e commerciali della zona verso rugby, riconoscendone i valori. E non sto a dire uno all'altra, ma in questo momento, visto che poi Walter ha anche la maglia, cito l'SPG, che è da un anno e mezzo main sponsor della prima squadra e che in realtà, oltre a cercare visibilità, ha riconosciuto nell'ambiente del Fano Rugby un gruppo, una realtà buona anche per trovare nuove persone per il proprio personale. Quindi è proprio, cercato un contenitore che fosse composto da persone in gamba e quindi non è solo una realtà che sostiene l'attività del Fano Rugby, ma anche il Fano Rugby in qualche modo cerca di alimentare l'attività dell'SPG, quindi questa è stata una cosa molto apprezzata e già messa in campo da subito. Bene, siamo alla fine di questo primo numero di Sportissimo, ringraziamo i nostri ultimi ospiti, Giorgio Brunacci, presidente dell'SPG Fano Rugby, e Walter Colaiacomo, allenatore della prima squadra e direttore tecnico. Siete stati con noi un'ora, spero sia stata un'ora piacevole,
Vi ringraziamo per averlo fatto e vi aspettiamo la settimana prossima.